Esattamente come in fotografia, anche con le action cam, in particolari situazioni di luce, paesaggio o per ricreare alcuni effetti è necessario applicare davanti all'obiettivo dei particolari filtri. Oggi andremo a vedere un set di Polar Pro composto da tre filtri che ci aiuteranno a ottenere il massimo delle prestazioni della nostra GoPro. Personalmente cerco di viaggiare sempre leggero, ma di avere con me tutta l'attrezzatura fotografica necessaria per ogni evenienza. È per questo infatti che ho trovato perfetto il kit proposto da Polar Pro chiamato Venture Pack. Il kit viene proposto con tre filtri specifici per GoPro Hero 5 e GoPro Hero 6 e vanno posizionati sopra il copio obiettivo. Non serve quindi smontare nessun lente come proposto da altri produttori e la loro installazione dura meno di 2 secondi, rapida e facilissima. All'interno del kit troviamo un filtro polarizzatore, un filtro ND8 e un filtro ND8 graduato. Vediamo quindi velocemente come utilizzarli e quando utilizzare ciascun filtro. Il polarizzatore, utilissimo per eliminare i riflessi o diminuirne l'intensità, va utilizzato principalmente al mare o sulla neve. Eliminando i riflessi indesiderati renderà la scena più gradevole. Il consiglio che vi do personale è quello di utilizzarlo anche in città, specie nelle grandi metropoli dove sono presenti molti edifici con tantissime finestre e che possono creare forti riflessi o dove sono presenti moltissime macchine. Con l'utilizzo del polarizzatore inoltre la nostra immagine acquisirà subito più contrasto e un colore più naturale. Se sei alle prime armi, utilizzare un filtro che diminuisce la luce che arriva all'obiettivo può sembrare controproducente, ma in realtà il filtro ND8 è perfetto per creare alcuni effetti cattivi. Vediamone assieme alcuni. Tra i più interessanti, sicuramente l'effetto seta sull'acqua, il motion blur o scie luminose di notte. Per riguardo al video invece, riducendo la quantità di luce che arriva sul nostro sensore, ridurremo anche la velocità dell'otturatore della nostra GoPro, ottenendo così immagini più fluide e più delicate, perfette per ricreare un look cinematografico o per una sensazione di relax. Infine il filtro più strano, l'ND8 graduato. È perfetto per tramonti o per il sorgere del sole. La parte più scura del filtro va posizionata in alto in modo da attenuare la luce e la parte trasparente non andrà invece a scurire la porzione di terreno che vogliamo inserire nella foto. In questo modo otterremo una foto perfettamente bilanciata tra cielo e terra senza andare a sottoesporre o sovraesporre una delle due parti. Con il filtro graduato sarà anche più facile ottenere risultati migliori nella fase di post-produzione. Cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di questo set di filtri? Mi è piaciuta l'alta qualità dei materiali e la facilità di installazione che la rendono un prodotto decisamente versatile e portatile, ancora di più con la custodia che li contiene. Quello che non mi è piaciuto è il fatto che siano molto esposti a graffi e urto, il che è un problema comune a tutti i filtri fotografici, ma se uniamo la natura action di GoPro li rendono teoricamente molto più fragili e a rischio. Consiglio quindi l'acquisto? Sì, direi assolutamente. Il filtro polarizzatore e il filtro ND8 non possono mai mancare nella borsa di un buon fotografo e il filtro ND8 graduato può rivelarsi utile in parecchie situazioni, soprattutto se siamo appassionati di albe e di tramonti. So bene che su Amazon si trovano moltissimi filtri a pochi euro, ma la loro qualità è decisamente scadente e anziché valorizzare e massimizzare il nostro lavoro, tenderanno spesso a rovinarlo, alterandone soprattutto i colori e la nitidezza. Ha poco senso quindi spendere pochi euro per poi vanificare tutti i nostri sforzi. Su filtri e memory card ha senso quindi investire pochi euro in più per ottenere il massimo risultato possibile ed esaltare le caratteristiche della nostra GoPro. Questo set di filtri invece ha un costo proporzionato alla qualità delle lenti e l'astuccio lo rende decisamente pratico e di valore. Fate attenzione quindi solo alle situazioni estremamente action e nel caso doveste rompere o graffiare un filtro, ciascun filtro è appunto acquistabile singolarmente come ricambio. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete domande o curiosità scrivetele pure qui nei commenti. Ovviamente in descrizione vi ho lasciato tutti i link necessari per l'acquisto dei filtri. Ciao e ci vediamo al prossimo video!